Benvenuti sul canale Asfalto Rovente, siamo qui nella sezione dedicata a carte per raccontare la terza prova del trofeo Brig Strattone che si è tenuta il 13 giugno sulla pista delle Sirene a Viverone e che ha visto per la cronaca il dominio con quattro doppiette nella classe mini e junior del team KDED Motorsport, per cui io corro e quindi approfitto per salutare i due fondatori, Domenico e Luca, nonché tutti i componenti del team che vi presenterò in una delle prossime puntate dove analizzeremo la gara e i vari episodi. In particolare vi mostrerò la gara della senior, categoria per cui io corro, e in questa puntata, in particolare nel dettaglio, la gara 1 con la telecronaca. Nella successiva puntata vi mostrerò la seconda gara e poi ci sarà una puntata dove analizzeremo i vari punti, il dietro le quinte, cosa è successo, cosa non è Quasi successo, cosa si poteva fare spingi, bene, eh? cosa si poteva fare peggio, no, cosa si può fare meglio di solito. Quindi diciamo quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto male. E vi lascio la visione, spero che possa tornare utile questa gara. Se siete un po' curiositi dalla categoria, dal video, fatemi nei commenti, io cercherò poi di smarcarle anche nei prossimi video. Buona visione. Benvenuti, terzo appuntamento del trofeo Brig Strattone, organizzato da CRG. Siamo sulla bellissima pista delle Sirene, provincia di Cavaglia, vicino al lago di Viverone. Abbiamo giro di schieramento con la pole position di Andrea Ceccato con il numero 57, seguito da Guerra Liberiano con il numero 99, 222 Colella Diego del team Zena Carte, seguito dal compagno di squadra Bettinelli Wesley. Un ottimo quinto posto per Bruno Thomas Daniel con 186, seguito da Ferlito Domenico con 18, Nicolo Mauro con 39 e Nicolo Tarocco con numero 21, Valmassoi Diego col 26 e al decimo posto abbiamo Ferrazzini Marco a seguire gli altri piloti per un totale di 19 partenti. Abbiamo giro di schieramento, vediamo che i piloti scaldano le gomme. Dopo averle scaldate dovranno rallentare in prossimità del traguardo perché ricordiamo che le gare di kart avvengono abbagliate, le file devono disporsi due file parallele con primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto. E poi sarà il pullman a decidere quando partire. Il cronometro accelererà e la gara sarà partita se il commissario riterrà valida la partenza. Infatti vediamo i piloti che iniziano a rallentare. Siamo nell'ultimo tratto della pista tratto lento che permette di vedere il principale. Vediamo che Ceccato sta rallentando il gruppo di Guerra, ottima prestazione, sta avendo un'ottima prestazione a Bologna prima di un incidente mondiale nella giornata. Abbiamo Alberto Bettinelli, Wewe, Ponti, siamo a partenza, la partenza è valida, la partenza è valida. Abbiamo cercato, ci chiude al primo posto, seguito da Guerra, ci prova Coella, Bruno cerca di passare Wesley ma non riesce e viene sfidato da Domenico Ferlito. E grandissimo sorpasso di Nicolò Tarocco all'esterno, cerca Thomas di resistere, però è difficile, si copre e niente, usciamo dal tornantino, tutto regolare, abbiamo i primi sette piloti, vediamo che Nicolò prova a chiudere all'interno per disturbare l'avversario. Ora vediamo che Thomas da Camaracca fa molta fatica in questo primo tratto a stare vicino. Arriviamo nell'ultimo tratto, la parte lenta, molto tecnica, che metterà poi sul rettilineo principale. Thomas sta cercando di seguire Nicolò Tarocco col numero 21, entra nella prima curva, può iniziare a svoltare nella scia. Però è già limitatore, non riesce quindi a avvicinarsi. Vediamo che il gruppo è sgranato. Intanto se lui cerca di avvicinarsi, abbiamo una bandiera gialla. La bandiera gialla si avvicina molto al tornantino. Si avvicina molto al tornantino. I piloti sono molto vicini. Primo, secondo giro. Attenzione. No, siamo ancora al primo giro, scusate. Adesso è vicino, si sta avvicinando, le gomme probabilmente iniziano ad andare in temperatura, si avvicina ancora qua, ottimo inserimento, ottima percorrenza del kart, penso che non sarà facilissimo passare l'ex campione di categoria, Nicolò
abbiamo ha vinto molte gare in questo trofeo. Si avvicina, può sfruttare la scia in questo tratto, attenzione, esce ma non ha lo spunto necessario, un po' di sottosterzo, perde qualche metro e è ancora in scia, ma il problema è che è limitatore perché probabilmente ha adottato un rapporto troppo corto e quindi dovrà cercare assolutamente di passare nel tratto lento della pista, nel tratto centrale, qui è lontano, si avvicina. È vicino, gruppo molto vicino, non sembra che ci sia qualcuno che possa scappare, quindi sarà una gara veramente combattuta. Siamo al secondo giro, siamo vicini, Thomas è vicino, si sta avvicinando, i primi quattro sono molto vicini, Nicolò fa fatica, Tarocco fa fatica a stare tra i primi quattro, però si sta avvicinando anche lui, quindi è una gara, sembra una gara in questo momento molto equilibrata. Abbiamo i sei piloti, abbiamo in testa in questo momento, dovremmo avere Ceccato seguito da Guerra, vedo che Thomas si sta guardando dietro per vedere se c'è degli avversari vicini, vediamo i primi quattro sono ancora molto vicini, Thomas sta facendo fatica in questo tratto, sta facendo fatica, ricordiamo le prove libere che ha fatto tanta fatica al tredicesimo, poi ha fatto qualche cambiamento ed è riuscito a spostare l'assetto per essere competitivo in qualifica. Vediamo che si avvicina e intanto Wesley attacca Coella all'esterno, Wesley all'interno e c'è anche Domenico che si infila, ma si infila anche Tarocco, Coella largo, si infila anche Brundu col 186, passa e si riavvicinano, sono tutti vicini di nuovo. Quella dal terzo posto è sfilato ora in questo momento settimo, si è anche toccato con Thomas leggermente, Thomas è molto vicino a Nicolò Tarocco, può iniziare a sfruttarne la scia in questo tratto, però è già quasi al limitatore, quindi farà molta fatica in questo tratto, sì, una scelta tecnica che in questo momento non sta pagando, fa molta fatica qua, è al limitatore, quindi è vicino, però è come il Formula 1 quando escono dalla scia senza DRS e poi facciamo il buio d'aria, quindi Nicolò scivola leggermente, 21, Bruno si avvicina, potrebbe cercare di infastidirlo qui ma è ancora lontano e Tarocco non sbaglia niente, che mi stesce molto bene in questo momento, non sarà facile passarlo per Thomas. Abbiamo un ottimo Domenico Perlito che rimane attaccato, ottima prestazione sino adesso. I piloti sono molto vicini, vediamo che Thomas con il numero 186 si avvicina al 21, attenzione, può saltare la scia, esce, lo cerca di affiancare ma ha il limitatore e non riesce a avere lo spunto necessario, perde altri metri, non sarà facile, ha perso molti metri in questo momento, ci ha provato, è l'unico tratto dove può passare, però non sarà facilissimo. Tratto lento dove passa, dove riesce a recuperare, puoi fastidirlo ma sarà difficile che commetta errori, quindi qua in frenata si toccano leggermente e qua perde tanto, quindi è tutto da rifare per Thomas. Intanto diamo un overview sul trofeo, il trofeo di Stratton organizzato da CLG, abbiamo telai racing tutti identici, molto leggeri rispetto al Regalita, abbiamo un motore quattro tempi, viene dall'America, un trofeo di molto successo in America dove ogni volta ci sono almeno 30, 40, 50 piloti a categoria, e la peculiarità di questi kart è ad essere molto leggeri, si vogliono collocare a metà tra il rental e il mondo racing due tempi. Intanto vediamo Thomas che si sta avvicinando ancora, è una gara molto combattuta, vediamo i primi quattro che sono molto attaccati e Thomas sta cercando di avvicinarsi al 21 ma fa fatica, è una gara molto combattuta ma probabilmente vuole cercare di stare dietro per cercare di prendere i primi quattro, probabilmente all'inizio aveva un po' più di ritmo e sarebbe riuscito a stare i primi quattro anche se sarebbe difficile molto sorpassare. Però Thomas ci prova, si sta avvicinando. Qua è dove può guadagnare, vediamo se riesce di nuovo a proporsi in attacco. Però non è vicino come prima. Il problema
problema è che qua va l'imitatore, quindi non c'è molto da fare. Cercherò di stare vicino qua. Però ragazzi, c'è l'imitatore. Non si passa. Vediamo se avvicina. Ci può riprovare, ma esce male. Vediamo che il motore cala molto di giri. A volte quando c'è il tornantino ci riprova a avvicinarsi. Si guarda dietro per vedere se ha qualche pilota dietro, però sta facendo fatica. Il 21 ha preso molto vantaggio in questo momento e hanno perso con il 4, quindi bisogna andare a riprendere. Se intanto Domenico Ferlito si è portato al terzo posto, grandissima prestazione, ottima prestazione del numero 18. Complimenti. E adesso il gruppo si è allungato in questo momento della gara, però vediamo se siamo al decimo giro. Vediamo che Thomas cerca, però il rapporto è corto, i piloti sono tutti vicini, il livello è molto alto in questo momento, ma Ferlito subisce l'attacco di Bettinelli. Wesley ci riprova, ma Bettinelli mantiene la posizione. Intanto abbiamo Ceccato che conduce la testa, seguito da Giuliano Guerra. Vediamo che il numero 21 si protegge, però Thomas non ha questa grande velocità purtroppo. E i piloti davanti si disturbano. Vediamo che si stanno facendo il gioco che voleva lui, Thomas, di avvicinarsi al gruppo. Siamo a 3 giri dal termine e i primi 6 piloti sono racchiusi. Diciamo che il podio è possibile, però chiaramente qua si va al limitatore. Mancano 3 giri al termine. Vediamo se Prundu riuscirà a passare Nicola Tarocco. Ci proverà a ottenere almeno il quinto posto, però è veramente difficile. La scelta del rapporto è stata sbagliata, però lui ci proverà, si avvicina. Il problema è che questi kart non hanno velocità di percorrenza, ma non hanno poi l'allungo che permette di tirare una grande staccata, quindi si entra dentro la curva molto veloci, molto scorrevoli. Però è vicino, ce la potrebbe fare. E vediamo, intanto Bettinelli è ancora al terzo posto, Ceccato di Beriano Guerra si stanno giocando la gara, un'ottima prestazione. Ha già mostrato nelle libre di sabato a Credonia di Beriano Guerra di essere veramente veloce e prestazionale, quindi Ceccato è veramente competitivo in tutte le gare, è sempre in pole position. Attenzione, può sfruttare la scia, è vicino, deve cercare di stare vicino qua per poi cercare di passare nel tratto più vicino, nel tratto più lento, qui la curva è veloce, qui di solito guadagna qualcosina, ma il 21 è perfetto in questo momento purtroppo per Thomas. Cerca di farsi vedere, ma sul kart non abbiamo gli specchietti, quindi effettivamente serve ben poco farsi vedere. Più che altro sarebbe utile stare vicino per dargli un po' di pressione. Ci prova, vediamo che il numero 21 lavora molto il telaio rispetto agli altri piloti. Vediamo, cerca di avvicinarsi. È una gara molto, non molto spettacolare sino a questo momento, ma il livello è molto alto, perché potete vedere anche voi che i primi 6 sono tutti in giro di 2 secondi e mezzo. Ed è la prima volta in questa stagione che vediamo 6 piloti racchiusi nella senior in un intervallo così breve. Qui è già limitatore, deve cercare di stare vicino, però non riesce ad avvicinarsi purtroppo, e la scelta del rapporto forse ha pagato in qualifica, ma non sta pagando, è neanche diventato lento perché poi non riesce a guadagnare più di tanto. Qua è vicino, potrebbe tentare l'attacco, ma non è facile, potrebbe... Attenzione, è uscito bene, vediamo che il numero 21 si sta proteggendo all'interno, si avvicina, ma non c'è abbastanza spazio, potrebbe provare qui, si fa vedere, ma non va bene. Vediamo qui in questo tratto, siamo all'ultimo giro, ci proverà, si avvicina, qui si avvicina, è uscito male il numero 21, Thomas cerca di avvicinarsi per passare, cerca di togliersi dalla scia, lo chiude, conclude così Prundu Thomas al sesto posto,
arriva in photo finish per la lotta per il quinto posto con Nicolò Tarocco, che si difende benissimo. Va a congratularsi Thomas con il numero 21. È stata una gara molto competitiva, tutti vicini, era veramente difficile sorpassare. Era da un po' che non si vedeva una gara così combattuta. Oggi come oggi abbiamo molti pretendenti, molti piloti in grado di poter lottare per la singola tappa. 1 con 57 di Raceland davanti a un grande Guerra Liberiano e Bettinelli Wese e Team Zena Karting, che si porta in testa alla classifica. A seguire Ferlito Domenico, ottima prestazione la sua, e Tarocco Nicolò, entrambi autori di un sorpasso a inizio gara in partenza a Thomas. E purtroppo Thomas non è riuscito poi a recuperare le posizioni, e guardando i tempi sul giro e il distacco, i primi sei piloti sono arrivati in 3 secondi, probabilmente avrebbe potuto giocarsi il quarto posto, sicuramente stare attaccato ai primi tre. Grande spettacolo per la categoria, perché i tempi sono molto vicini, abbiamo 6-7 piloti in grado di stare davanti, e quindi ci sarà un grande show anche nel proseguo del campionato.